Sono iniziate anche a Ravenna le vaccinazioni contro il coronavirus per la fascia d'età 12-19 anni. Una quarantina gli appuntamenti fissati nella serata di martedì al Pala de André. Molti giovani infatti avevano approfittato degli open day nelle settimane passate per iniziare il percorso di immunizzazione. Anche per la fascia d'età dei ragazzi si procederà come per tutte le fasce under 40, in maniera scaglionata, con finestre di 2 o 3 giorni dove sarà possibile prenotare il proprio appuntamento. Posso chiedere com'è andata? Bene, cioè quando ti entra l'ago è un po', a me fa senso. Hai sentito molto meno di quello che pensavi che si sentisse? Tutto a posto. Sono solo 40 perché gli utenti, quindi i genitori, hanno potuto prenotare anche in altre giornate pianificate, quindi potevano prenotarsi tramite CUP e quindi alcuni hanno scelto la data di questa sera dove ci sono dei medici pediatri come medici vaccinatori, dove se i genitori hanno dei dubbi legati alla vaccinazione riescono attraverso il counseling vaccinale un po' a sciogliere i dubbi dei genitori e a procedere alla vaccinazione dei figli. Cambia qualcosa per i ragazzi nella vaccinazione? No, allora come vaccino l'unico autorizzato attualmente a partire da 12 anni è il Pfizer, quindi come per tutti gli altri utenti di ogni fascia d'età le indicazioni sono le stesse, anche le controindicazioni. Quindi è compito del medico vaccinatore, in questo caso per questa serata ci sono dei pediatri e valutano appunto bene se l'utente è idoneo o no alla vaccinazione in base alla sua scheda anamnestica, quindi uguale alle altre tipologie di utenti. Ha accompagnato entrambe le figlie a fare il vaccino, come mai? Innanzitutto questa scelta? Perché la ritengo opportuna, adesso ci vacciniamo e cerchiamo di far finire questa pandemia per vivere più serenamente. Perché ci sembra giusto farlo, per loro andare a scuola e essere tutti coperti col vaccino. C'è rimasto solo lei da fare, il resto l'abbiamo già fatto tutti. Quindi. Devo dire che sono medico, di conseguenza già vaccinata, prima e seconda dose già da tempo e quindi aspettavamo il momento giusto per poter poi vaccinare anche Jacopo. Quindi è inutile che le dica come mai avete deciso di venire a vaccinare. Ma questo è un dovere nei confronti prima di tutto di se stessi per poi essere naturalmente sicuri anche quando affrontiamo poi sia gli altri nella vita di famiglia, nella vita sociale e nella vita di lavoro. Come stanno andando questi giorni al centro vaccinale alla Pala de André? Questi giorni proseguono molto bene, il flusso delle prenotazioni è continuo, quindi proseguiamo a gonfie vele la campagna vaccinale. Un po' con le giornate come quella di oggi, un po' con gli open day, comunque ci sono stati molti giovani che si sono vaccinati. Vi aspettavate questo arrivo di giovani? Sì, ce lo aspettavamo perché molti giovani che venivano a vaccinarsi avevano appunto la voglia di vaccinarsi, erano molto entusiasti e soprattutto per viaggiare, per partire, per ottenere il famoso Green Pass. Quindi c'è stata un'alta adesione vaccinale, quindi speriamo di raggiungere le coperture che ci dice il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna.